Si è tenuta a Ischia la prima giornata ecologica con la chiusura al traffico di tutte le strade principali del comune. Il blocco del traffico è partito dalle ore 16 ed è terminato alle 23. Lungo le strade liberate da auto e smog, centinaia di adulti e bambini in sella a biciclette elettriche e non per ore hanno percorso il centro storico ischitano. Tante sono state le attività sportive e ricreative che si sono svolte in piazzetta San Girolamo, in piazza Anticareggia e lungo via Sogliuzzo, la strada che da piazza degli Eroi porta dritto dritto a Ischia Ponte. A rendere ancora più divertente la giornata ai bambini ci ha pensato il trenino di Nando Castaldi, che per ore ha girato in lungo e in largo le strade ischitane pieno zeppo come non mai. Ma la presenza più importante e salutare è stata senz'altro quella del gazebo dell'ASL Napoli 2, all'interno del quale, sotto la sapiente guida del professor Pietro Buono, adulti e piccini hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad uno screening di prevenzione del diabete e dell'obesità. Fino adesso abbiamo fatto diversi questionari, abbiamo raccolto tante opinioni e abbiamo purtroppo fatto anche a una signora cinquantenne la diagnosi di diabete che la signora non sapeva di avere. La giornata ecologica è stata apprezzata molto da adulti e bambini che vi hanno partecipato a piedi o in bicicletta, ma ha mandato su tutte le furie molti residenti, lavoratori e turisti. Infatti l'amministrazione comunale guidata da Giosi Ferrandino non ha predisposto un servizio pubblico di navette che dai punti di parcheggio raggiungessero il centro storico. E così non sono mancate le scene di turisti che imprecando trascinavano sul selciato le proprie valigie e di isolani costretti a percorrere chilometri di strada per raggiungere il posto di lavoro. Tutto questo mentre per le strade chiuse al traffico i tassi potevano tranquillamente transitare. Quindi ben vengano le giornate ecologiche, ma senza penalizzare il diritto alla mobilità di residenti, lavoratori e turisti. Durante le giornate ecologiche l'amministrazione ha il dovere di istituire un servizio di trasporto pubblico con delle navette che partano dai punti parcheggio per raggiungere le strade del centro. Ma quello che ci preme ricordare al sindaco Giosi Ferrandino è che Ischia, oltre alle giornate ecologiche, necessita soprattutto della pulizia delle strade e della cura delle pinete. A cosa serve godere una tantum delle strade del centro storico quando poi residenti e turisti si recano nelle centralissime pinete del comune di Ischia, dove regna l'abbandono più assoluto, degno del peggiore hinterland delle città della terraferma, dove a farla da padrona sono erbacce e rifiuti di ogni genere. Sindaco Giosi Ferrandino, se volete rendere Ischia veramente enjoy, non basterà solo istituire le giornate ecologiche, ma bisognerà concretamente renderla vivibile sotto l'aspetto ecologico. Diversamente le giornate ecologiche serviranno solo a gettare fumo negli occhi di residenti e turisti, i quali, visto poi i risultati del malgoverno quotidiano, certamente non saranno per così poco disposti a farsi accecare.